abbiamo mantenuto lo standard di essere stati inseriti nelle manifestazioni dell'anno europeo della cultura. Il mandorlo continua a crescere, quest'anno abbiamo ottenuto l'iscrizione al RAIS, il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO, c'è grande attenzione e voglia di crescere e grandi potenzialità. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo, speriamo, per ottenere o avere già ottenuto altri bei traguardi come quest'anno. La città di Agrigento ricorderà a lungo questa edizione? La ricorderà per tante cose, anche per Jean-Marc Baudard certamente, a cui è dedicato questo mandorlo in fiore, ma lo ricorderà perché dal 2015 è stato l'anno della strambata, cioè una manifestazione che ormai si era addormentata, dalla quale c'eravamo un po' distaccati, noi gli attribuivamo un valore trainante in termini di promozione, invece dal 2015 è stato un crescendo. E questa 73esima edizione è stata nel segno di questa strambata, è cresciuta, è lievitata e non ci dobbiamo fermare qui. Il 2019 deve vedere ulteriormente lievitare, perfezionare meccanismi, rendere questa bella manifestazione una manifestazione che promuove Agrigento, ma promuove più in generale la Sicilia e l'Italia nel mondo.